Ciao ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo Vlogmas. In questo Vlogmas cosa vi andrò a dire? Vi andrò un po' a dire, essendo che siamo vicino a Natale, Natale si sta avvicinando sempre di più, vi andrò a dare un po' dei consigli su che cosa regalare a dei maghi, se avete amici maghi, nipoti, figli, insomma, qualsiasi persona maga. Vi darò un po' di spunti su che cosa regalare, su dove acquistare queste cose. Andrò in ordine di, tra virgolette, budget, quindi parto dalle cose che costano di meno e poi vado dalle cose che costano di più. Allora, la cosa innanzitutto che costa di meno di tutti, ovviamente, sono le bicycle standard, quelle che sto usando io in questo momento. Come potete vedere sono carte comunque normali, non sono tanto particolari. Come potete vedere sono carte normalissime. E anche le facce sono classiche, standard, insomma, sono quelle da gioco classiche, no? Solo fatte in tela per meglio, sono quelle adatte per fare magia, no? E sono carte adatte perfette per fare allenamento e spettacoli, insomma, da usare in giro per fare magia, perché sono carte semplici da capire e vabbè, insomma, sono normali e quindi costano anche di meno. Queste carte ovviamente sono disponibili in due colorazioni diverse, ovvero rosso in questo modo e blu. Sì, la scatolina è presente in questo modo e li potete trovare alla The Joker Shop a 4 franchi e Joker Shop li vende questi qua. Mentre però poi abbiamo un'altra tipologia di bicycle standard, ma Supreme Line, che sono queste, no? Sono una coppia nuova delle bicycle e, come lo dice il nome, sono Supreme e quindi sono di una qualità un pochino più alta. Vi danno 3 carte gaff in donazione, durano un po' di più, ma secondo me sono molto molto simili e va benissimo anche un bicycle standard. Le Supreme Line, come ho già detto, la Joker Shop non le vende, se no le potete acquistare dal sito di AssoK, che vi lascio qua sotto in descrizione. Anche il sito della Joker Shop ve lo lascio qua sotto in descrizione. Mentre se volete andarci, la Joker Shop si trova in centro Lugano, allo skate park. Se invece il vostro amico mago ce l'ha già un mazzo standard, potete regalargli un mazzo da collezione invece. E i mazzi da collezione che vi consiglio, adesso ve li faccio vedere, sono questi. Allora, sicuramente le Sherry Casino blu sono mostruose, sono bellissime, le ho iniziate a usare una settimana fa e mi piacciono tantissimo. Io ho sia verdi sia blu, quindi sono dei mazzi comunque molto molto carini, standard, sono standard, il rosso è un po' più scuro, solo questo, se no sono carte standard. Il dorso si presenta in questo modo con due ciliegie, il colore del dorso, e sono carte comunque molto molto carine, a un mago gli piacerebbero se non ce l'ha ancora. Poi un altro mazzo che vi consiglio sono le mint verdi, le verdi sono bellissime, però ci sono anche blu, io le blu non ce le ho. In questo modo sono così, sbrilluccica la scatolina del dorso ed sono davvero molto molto belli. Sono davvero molto molto belle. La Sleep Peak, come potete vedere, è davvero bellissimo. Le figure sono una cosa molto molto stilosa, molto molto elegante. Molto eleganti sono queste carte. Come potete vedere, i numeri sono un po' più fini, i semi sono un po' più piccoli. E sono molto molto eleganti queste carte. Il dorso si presenta in questo modo qua, come il dorso della scatolina. E anche questo mazzo è un mazzo comunque che a un mago farebbe piacere avere. E poi gli ultimi due tipi di mazzi che vi consiglio sono, ovviamente per stare a tema, le Winter Knock. In questo modo sono knock, quindi sono di un solo colore, non hanno niente sul dorso, però riprendono il colore della neve. E la cosa più bella di queste carte è la qualità, perché la qualità è davvero mostruosa. La qualità è davvero mostruosa, fa davvero paura. È una qualità molto alta per essere delle knock. Se no le figure e le facce sono tutte completamente in questo modo standard, come potete vedere. E poi l'ultimo mazzo che vi consiglio da regalare a un mago, anche questo molto molto stiloso, sono le Memento Mori. Io vi consiglio in particolare queste due qua, che sono i miei due preferiti, i miei due Memento Mori preferiti. E comunque sono un bel mazzo, molto molto, anche questo molto elegante, e a un mago farebbe piacere averlo. Poi se il vostro amico, vostro figlio, vostro nipote non fa solo carte, ma gli piace anche la moneta, magia e queste cose, vi consiglio le Sucker Punch. Sono già un prezzo un pochino più alto, la The Joker Shop le vende, anche i mazzi che vi ho appena fatto vedere la The Joker Shop li vende. Ma queste Sucker Punch qua sono grandi come il dollaro americano, che è la moneta che si usa in magia, e quindi sono grandi, perfette per fare
per fare insomma qualsiasi tipo di magia. Ci sono in due colorazioni, rosse e blu, come potete vedere, e in più si possono fare un sacco di effetti grazie a queste sucker punch. Infatti uno dei tanti effetti è questo, che praticamente la fish cambia colore da blu a rosso. Ovviamente io posso di nuovo rifarlo, ed è uno dei tantissimi effetti che si può fare. Per esempio, un altro effetto che si può fare con le sucker punch è questo: io ho due fish, ne prendo una in questa mano, così in questo modo, e scompare così. Ovviamente io posso prendere questa, mettere qua un po' di essenza, e ovviamente riappare di nuovo. Anche questo è un altro effetto che si può fare. Insomma, si possono anche inventare tantissimi effetti, ed è molto molto carino tutto questo pacchetto di fish. Alla The Joker Shop mi pare vengano 50 franchi, ed è un prezzo assolutamente onesto per la quantità di roba che vi danno e che potete creare. E poi l'ultima cosa che vi consiglio da regalare a un mago sono i libri di magia. Adesso vi faccio vedere un po' quelli che vi consiglio. Allora, insomma, se vostro mago fa cartomagia, dovete prenderli assolutamente. Se non ce li ancora, i Card College. E sono loro, i Card College. Io ho solo i primi tre volumi. Partiamo dal primo, che è quello più base, che vi insegna le basi della magia, ma ve le insegna nel dettaglio. E vi insegna anche un sacco di effetti di magia davvero molto molto belli, che faccio ancora adesso perché mi piacciono tantissimo. La persona a cui volete regalare il libro fa magia non da tantissimo, questo qua è un libro consigliatissimo. Se invece fa già da un po', vi consiglio il Card College 2, che già vi insegna tecniche già un po' più avanzate, come per esempio il Classic Pass, e anche qua effetti molto molto belli. E poi per concludere arriviamo col picco, che ho io, il Card College 3, che questo però è già un po' più avanzato rispetto agli altri. Lo sto leggendo adesso, quindi potete capire, io faccio magia da 3 anni, e quindi se il vostro mago fa magia da tanto, questo qua è un bel libro, perché anche qua vi insegna un po' meno tecniche ma tantissimi effetti di magia molto molto interessanti. Se invece se siete già a conoscenza di tante tecniche, sempre cartomagia, vi consiglio Cartomagia Fantastica di Woody Aragon, che è molto molto bello, spiegato davvero molto molto bene. Cioè, l'ho quasi finito di leggere ed è davvero interessantissimo. Per i cartomaghi vi insegna un sacco di effetti di magia impossibili, davvero, ve lo assicuro. Mentre se alla persona a cui volete regalare il regalo fa un po' di tutto: monete, carte, magia fai da te, magia fatta in casa, graffette, insomma magia varia, close up magic, vi consiglio lui, il corso completo di Mark Wilson, per tutto questo blocchettino qua, che è questo qua, vi insegna tutto carte, e tutto il resto vi insegna un sacco di magia, magie con monete da costruire in casa, pennarelli, un sacco di magie. Quindi se vuole fare un po' di tutto vi consiglio questo. Mentre se la persona a cui volete regalare il regalo si vuole dedicare al mentalismo, vi consiglio Mentalismo Pratico di Theodor Hahnemann, è lui. E io l'ho iniziato a leggere da poco, quindi vi posso dire poco, ma per quello che ho letto per adesso è davvero spiegato benissimo, e sono dei trucchi di mentalismo davvero bellissimi. I libri purtroppo la The Joker Shop non li vende, e li potete trovare però sul sito di Asso K o direttamente in negozio. Niente, detto questo, io spero che il video vi sia stato tutto chiaro. Se non avete capito qualcosa, scrivetemelo qua sotto nei commenti, lasciate un like se vi è piaciuto. Io ho detto questo, non dico altro, e noi ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas. Ciao!